Ben ritrovati, web spettatori. Un nuovo anno scolastico sta per cominciare ed io sono qui per presentare il numero di settembre di Professione Docente diretto da Renza Bertuzzi. Il 48 della scuola italiana, e questo è il titolo di apertura dell'articolo di Rino e Di Meglio che commenta l'approvazione della legge La Buona Scuola. Questa legge ha sollevato una rivolta e una presa di coscienza che non trova precedenti in tutta la storia della scuola italiana, scrive il coordinatore nazionale dell'agenda. Questa restaurazione, culminata con la richiesta di fiducia in Parlamento, ha liberato una legge non solo non condivisa da insegnanti, genitori e studenti, ma anche, scrive Di Meglio, in contrasto con la Costituzione. A pagina 2 troviamo i comunicati stampa più significativi scritti dalla Gilda negli mesi scorsi. Battaglie sindacali che hanno visto per la prima volta un fronte unito dei sindacati più rappresentativi contro la legge 107 del governo Renzi. A pagina 3 Fabrizio Rebeshek analizza l'articolo 1,7894 della legge Buona Scuola. Perché, scrive l'autore, la chiamata diretta e la mobilità dei docenti sono il cuore di questa riforma. Rebeshek, inoltre, si sofferma su uno dei tanti aspetti contraddittori di questa legge, che pur lanciando la parola d'ordine del merito, ai dirigenti scolastici, a cui andranno nuovi incentivi, non si richiede il merito, anzi, si prevede una sanatoria per tutti i concorsi che dovevano essere annullati e rifatti. Il piano di assunzione della Buona Scuola è allucinante, scrive a pagina 4 Antonio Antonazzo, responsabile precari della Gilda, perché tratta i precari come numeri, senza tener conto che sono persone e nella maggioranza dei casi hanno una famiglia che vincola le loro scelte di vita. Inoltre, scrive Raffaele Salamone Megna, a pagina 5, lo spostamento coatto a cui sono sottoposti i docenti precari colpisce soprattutto le docenti meridionali. Una politica europea che ha distrutto soprattutto nel sud lo Stato sociale ha caricato di impegno e responsabilità le donne meridionali e quindi anche le docenti che spesso devono assistere gli anziani o i disabili della propria famiglia. In questa pagina Professione Docente ricorda che su Gilda TV potete visionare e condividere una serie di video chiamati Pillole di Mala Scuola realizzati con la collaborazione del Teatro di Bra e il Teatro delle 10 di Torino. Un interessante articolo scritto da Renza Bertuzzi lo possiamo leggere a pagina 6. Riguarda la recensione del libro La scuola impossibile di Giulio Ferroni, docente di letteratura italiana fino al 2013 alla Sapienza di Roma. Se, come sostiene Rino Di Meglio, le recenti proteste e le mobilitazioni dei docenti contro la legge 107 non difendevano un contratto ma la dignità professionale di una categoria umiliata, Ferroni ci ricorda che la scuola è impossibile senza vitalità culturale, senza passione, senza bellezza e armonia. La scuola che darà forma tra una decina di anni al nostro paese, con questa riforma voluta dal governo Renzi, sarà, come dice Renza Bertuzzi, una scuola senza anima, priva di un serio programma culturale. Renza Bertuzzi ha intervistato per noi Giulio Ferroni, chiedendogli un giudizio sulla Buona Scuola. La risposta del professore sembra senza appello, perché per Ferroni questa riforma della scuola non è altro che un meccanismo burocratico che tende a proiettare nel mondo della scuola tutti i luoghi comuni che dominano la cultura dei media e i modelli del neoliberismo televisivo e informatico. Un altro punto chiave della Buona Scuola è la valorizzazione dei docenti, articolo 1, commi 126-130, che vengono commentati a pagina 8 da Fabrizio Rebeshek. Con l'introduzione di questi commi si tende a individuare i docenti meritevoli, non rafforzando la responsabilità professionale dei docenti, scrive Rebeshek, ma adottando la logica impersonale di mercato oppure quella personalissima del dirigente capo. Con la legge 107 cambia la funzione della scuola pubblica, trasformandosi, scrive Gianluigi Dotti, in una scuola azienda. E quanto si evince dalla lettura dell'articolo 1, commi 145-151, che riguardano il finanziamento delle scuole private, lo school bonus, la detraibilità delle spese.
Il pianto di coccodrillo delle scuole cattoliche, dopo la recente sentenza della Cassazione che impone il pagamento dell'IMU alle scuole private, non è altro, per Fabrizio Rebeshek, che il riconoscimento della natura commerciale di tali scuole soggetti passivi di imposta, come prevede il Codice Civile. Un interessante punto di vista è quello di Piero Morpurgo, che analizza il processo di destrutturazione della società democratica, anche con azioni che riguardano il mondo della scuola, come la nuova riforma Renzi-Giannini. Se prevalgono le forze di descolarizzazione, si può perdere, secondo l'autore dell'articolo, il concetto di eguaglianza del cittadino nelle sue possibilità di apprendimento e la libertà di insegnamento previsto dalla nostra Costituzione. Anna Maria Bellesia affronta a pagina 11 i possibili trattamenti sfavorevoli dei docenti part-time, dal numero delle giornate lavorative del part-time verticale al monte ore delle attività funzionali alle attività funzionali collocate nei giorni non lavorativi. La rivista conclude le sue pagine con un resoconto delle lotte più importanti che hanno segnato la vita della scuola nello scorso anno scolastico. Le iniziative legali nel mese di agosto contro la legge 107/2015 promossa da tutti i sindacati in difesa dei docenti precari esclusi dal piano di assunzioni chiudono un anno travagliato, ma altre lotte aspettano il mondo della scuola. Professione docente viene inviata a tutti gli iscritti della Gilda degli Insegnanti ed è disponibile anche sul sito gildais.it. Se avete gradito questa presentazione, condividetela con amici e colleghi e iscrivetevi al canale se volete essere sempre informati. Un saluto da Gilda TV.